bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore non fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, e lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha cuore libero oppure amore. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, tiro fu un esso dell'incadente a cui aveva sottratto l'osso. Male con male di un paesino, non prendo c'è anche l'unica via, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invertire. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non sa più dare cattivi esempi. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le accorse troppo con parole argute, il punto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi, con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi, con i pennacchi e con le armi. Verso gli spigli e i carabinieri, al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario a sagrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e i capelli in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, porto l'amore nel paese. E c'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con questa ne batte la primavera. Ma la notizia è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quanta partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estremazione, il bell'effimero della bellezza, l'amore accanto in processione. E con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa, poco lontana, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e il lavoro profano.